L'aeroporto internazionale Sandro Pertini di Torino Caselle ha chiuso il mese di giugno con oltre 400.000 persone transitate in 30 giorni. Il dato migliore nella storia dello scalo piemontese, un flusso che testimonia la ripresa nel post-pandemia. Questo permette di guardare con ottimismo alla stagione autunno-inverno. Su questi temi Avio News ha intervistato Andrea Andorno, amministratore delegato della società azionaria gestione aeroporto Torino, SAGAT, che ci ha parlato delle performance dello scalo, delle prospettive e degli obiettivi di sviluppo. Giugno 22 è stato il miglior mese di sempre dell'aeroporto di Torino. Abbiamo superato per la prima volta nella storia dell'aeroporto i 400.000 passeggeri in un mese, quindi non solo abbiamo interamente più che recuperato il dato prepandemico del giugno 19, addirittura registrando più del 20%, ma abbiamo appunto registrato il record assoluto dell'aeroporto. Il ritorno a flussi simili o anche superiori al periodo pre-pandemia sarà un fenomeno transitorio o stabile? Il risultato e questi flussi sono attribuibili alla base di Ryanair, che dal novembre del 21 Ryanair ha basato due aeromobili aggiuntivi qui a Torino e quindi c'è stata una forte crescita di capacità che è stata soddisfatta poi dalla domanda. Fortunatamente, per quanto siamo in un sistema interconnesso, per cui quelli che sono ritardi e problemi a livello europeo naturalmente hanno degli impatti indiretti anche sull'aeroporto di Torino, nello specifico per quella che è la performance dell'aeroporto di Torino, siamo riusciti a gestire molto bene questa crescita, proprio perché questo elemento di una base di Ryanair che per la prima volta c'era sullo scalo ci aveva fatto attrezzare con largo anticipo dal punto di vista del personale. Ecco, c'è da dire una cosa, la politica aziendale sul personale vi ha aiutato in questo? Noi abbiamo sottoscritto una polizza ad hoc assicurativa medica per i nostri dipendenti rispetto al contagio di Covid e quindi una serie di iniziative davvero per dare atto dell'importanza del nostro staff per poter far sì che l'aeroporto funzioni in modo corretto. Lei di recente ha dichiarato che l'aeroporto di Torino sta cambiando pelle. Cosa significa? Da aprile, maggio, giugno stiamo registrando numeri record, ma soprattutto abbiamo cambiato pelle perché finalmente c'è anche una domanda incoming di vacanza su Torino e il Piemonte che in precedenza non c'era, quindi ci sentiamo ancora di più. Diciamo che adesso portiamo valore ai turisti tutto l'anno a Torino piuttosto che solo che d'inverno. Ecco, le chiedo, quali sono le prospettive per l'autunno-inverno e nel 2023? Auspichiamo vedere un primo inverno pieno con sciatori che arrivano da dicembre e non da metà febbraio come l'anno scorso e le tante destinazioni di Ryanair servite a pieno con una domanda che riempirà gli aerei. Ryanair che peraltro ha già annunciato tre nuove destinazioni per il prossimo inverno che sono Vilnius, Stoccolma e Manchester. In fatto di sostenibilità, quali sono le iniziative di SAGAT? Abbiamo lanciato nel 2021 un progetto che si chiama Torino Green Airport che raccoglie tutte le iniziative fatte ad oggi, le iniziative in corso e alcune iniziative di rottura diciamo col passato che riguarderanno il futuro. Abbiamo sì sottoscritto gli impegni al 2050 per arrivare a net zero con ACI, siamo saliti di livello con la Carbon Accreditation di ACI da livello 1 a livello 2, adesso stiamo lavorando sul livello 3, ma soprattutto abbiamo dal 1 gennaio iniziato a comprare solo energia elettrica da fonti rinnovabili. Poi facciamo parte di un consorzio finanziato dalla Commissione Europea con l'aeroporto di Amsterdam che si chiama Tulips per generare nuove modalità e tecnologie per ridurre l'impatto e le emissioni degli aeroporti. E in ultimo abbiamo sottoscritto una partnership molto importante con Snam affinché l'aeroporto di Torino sia il primo aeroporto in Italia, ma penso anche in Europa, a dotarsi di fuel cell hydrogen ready per andare a cogenerare energia elettrica e riscaldare lo scalo d'inverno. Parliamo di disabilità. Nello scalo avete sperimentato una sedia a guida autonoma con comandi vocali. A che punto siete? Abbiamo appunto iniziato a mappare l'aeroporto affinché una sedia per PRM possa muoversi autonomamente all'interno dell'aeroporto. È stata fatta una sperimentazione, sono state mappate tutte le aree dell'aeroporto e ancora senza passeggeri sopra sono già stati fatti i primi esperimenti affinché la sedia si possa spostare autonomamente e poi andarsi a rincollocare autonomamente. Questo a supporto del personale PRM, non per sostituirlo, ci tengo a precisarlo. C'è un proverbio che dice la lingua batte sul dente che duole. Il problema riguarda gli autobus, ma soprattutto il treno. Qual è lo stato dei lavori per realizzare i collegamenti ferroviari tra l'aeroporto, la città di Torino e il territorio? Questo secondo me è davvero il passo successivo affinché questa infrastruttura si possa lanciare su nuovi traguardi di crescita. La fortuna dell'aeroporto di Torino è che ha già una stazione ferroviaria all'interno dell'aeroporto, che di solito è la cosa più difficile avere la stazione in aeroporto. Quindi abbiamo
di fatto un'infrastruttura pronta per un traffico intermodale vero. Ad oggi quella linea è oggetto di lavori affinché la stessa sia poi connessa col resto delle ferrovie italiane. Questo per permettere da un lato di poter raggiungere facilmente la città, dall'altro di poter raggiungere anche aree oltre la città di Torino, pensando alle montagne, alla stazione di Bardonecchia, piuttosto che ad Alba, quindi territori che sono molto importanti per noi. Parliamo di treno perché il treno è il futuro, il treno è anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale il mezzo giusto con cui venire e partire dall'aeroporto. Insomma, parliamo di un aeroporto che merita di avere un maggiore sviluppo infrastrutturale. E qual è la situazione dal punto di vista dei servizi? Dal punto di vista dello spazio dell'aerostazione non ci sono investimenti previsti. Quello che stiamo facendo, stiamo però continuamente rinnovando l'aeroporto affinché l'esperienza del passeggero sia sempre meglio. Questo cosa comporta? Stiamo lavorando e stiamo per cambiare tutti i nostri loading bridge, i nostri finger. La base di Ryanair ha comportato degli investimenti sugli imbarchi a piedi, perché sappiamo che questo vettore per il suo modello di business non prevede l'utilizzo di loading bridge. Al pari stiamo lavorando su progetti di rinnovamento e miglioramento della qualità, ad esempio la security, in cui ci stiamo interessando alle nuove tecnologie che permettono di non dover più tirare fuori laptop e liquidi dal bagaglio, in modo da rendere ancora più veloce e scorrevole e in un qualche modo apprezzato il momento della security, che sappiamo che è un momento che i passeggeri stessi a volte non gradiscono. Un'ultima domanda sui veicoli elettrici. Come state gestendo la vostra flotta e i servizi esterni ai viaggiatori e nei parcheggi? Noi abbiamo avviato e ad accelerato un completo cambio di tutti i mezzi di pista. Stiamo lavorando per avere degli ambulift elettrici, il prossimo sarà in arrivo tra qualche settimana. Tutti i mezzi del nostro personale sull'aeroporto sarà o ibrido o completamente elettrico. Saremo il primo aeroporto in Italia ad avere un'ambulanza di pista completamente elettrica. Abbiamo il 100% della nostra società di handling e anche gli stessi turnaround fatti dalla nostra società di handling. Stiamo lavorando per avere dei turnaround completamente elettrici, quindi senza impatto. Questo, diciamo, è la parte più forse semplice, perché abbiamo tutte le leve per poter controllare questo tipo di elettrificazione dei mezzi. Sulla parte del passeggero è un po' più complicato. Ad oggi noi abbiamo un'ottima partnership con i tre gestori di car sharing che sono presenti in aeroporto e che ci hanno fatto richieste di elettrificazione dei loro mezzi, e su quello stiamo avanzando molto velocemente. Sulla parte del passeggero i parcheggi sono ampi abbastanza per poter sperimentare sia la tipologia di ricarica più lenta sia la tipologia di ricarica più veloce.